Denise in un minuto. Allora, è un progetto nato 3 anni fa circa, per gioco, nel senso che abbiamo registrato una prima demo in camera e è stato poi anche il mood, tutto quello che c'è stato successivamente. E è un progetto che gira molto intorno a una serie di concetti come l'infanzia, come l'uso dei suoni, diciamo, tramite strumenti particolari come l'autoarpa, eccetera, eccetera. Sonorità che sicuramente, insomma, non sono molto appartenute a questa. L'impatto con questo tipo di musica ci dà un mix di toni soffusi e scatti anche da un punto di vista vocale. Per questo tipo di sonorità vi siete ispirati a qualche artista in particolare? Le vostre influenze quali sono? Allora, ispirati no, perché come ti dicevo è nato tutto di getto, cioè in una stanza, quindi è stato qualcosa di completamente spontaneo. Però è vero che dopo aver fatto il primo disco, cioè il primo EP, abbiamo iniziato a, cioè, ci hanno consigliato vari nomi come Emiliana Tordini, che poi effettivamente abbiamo trovato molto simile al nostro modo di fare, quindi l'abbiamo poi seguita e sicuramente poi allora ci siamo un attimo andate a informare meglio su tutte le sonorità, tanti gruppi abbiamo scoperto come i Devix, che poi abbiamo aperto, poi le Paulus, ma che comunque in qualche modo sono a noi ci ispiriamo, nel senso che ci piacciono, cioè in questo senso qua. Senti, sul palco vediamo strumenti tipici della musica suonata e vediamo una presenza forte dell'elettronica. Cosa rappresenta l'elettronica, considerando che ultimamente Battiato parlava dell'elettronica e la mette in relazione alla metafisica? Allora, a livello di elettronica, allora io ti dico, sinceramente a me piace moltissimo tutto ciò che è acustico, quindi infatti ultimamente abbiamo fatto un live in cameretta, abbiamo cercato comunque di ridurre al massimo tutto quello che fosse, ad esempio, togliere le MIDI, anche perché noi non abbiamo tanta elettronica a livello di, ad esempio, basi, uso di elettronica vera e propria, quella che normalmente ci attribuiscono, ma che fondamentalmente non c'è. Beh, cioè, che abbiamo avuto per un certo periodo. Abbiamo avuto per un periodo, ma neanche tanto, cioè non era sicuramente comunque dominante come... Sicuramente noi utilizziamo una serie di cose, sì, di elettroniche, però c'è anche la stessa autoarpa, ovviamente elettrificata. All'infanzia o tutto quello che comunque in qualche modo li sento molto miei, i testi che ho scritto io, alcuni testi li ha scritti lui, altri testi li ha scritti Albino Cibelli, che è un ragazzo che collabora con noi. E quelli che ho scritto io, ad esempio, parlavo molto spesso della mia infanzia, quindi tutto quel mondo di giochi, tutto quel mondo di paure che non emergono, che magari, capito, rimangono lì. Infatti poi quando uno cresce, voglio dire, certe cose le cerca di metabolizzare, ma rimangono sempre bloccate, e quindi è tutto un immaginario, diciamo, che si crea poi intorno alle canzoni particolari, cioè un po' su questo.
tutto questo aspetto colorato, fantasioso, eccetera, eccetera. Di liberarvi, ci chiedevamo, visto che avete vi siete esibiti su palcoscenici di un certo livello, anche con un riscontro di pubblico entusiasmante, adesso invece vi trovate in questa che è una realtà autogestita, come, cosa vi è sembrato? Cosa ne è sembrato? Fantastico, è fantastico. Allora, noi prima abbiamo detto questa frase, ma dove eravate? Perché non c'è, dove siete stati fino ad adesso? No, in effetti sono, da queste parti ci sono molte piccole realtà, anche appunto autogestite, e io credo che siano poi fondamentalmente le migliori, cioè nel senso che c'è una passione per sì, c'è una passione, ma c'è dappertutto, in qualsiasi ente autogestito. L'organizzazione spesso manca in queste cose autogestite, invece qui abbiamo trovato anche un'organizzazione. Cioè, sono personalmente rimasto esterrefatto dall'organizzazione. Dai, no, è la verità. Cioè, da tutte le schiene rotte. Sì, lo immagino. Abbiamo conosciuto il suo lato, abbiamo partecipato in realtà autogestite, ma e nessuno abbiamo trovato un parquet in una sala di concerti, per dire. O anche un tappeto. No, vabbè, diciamo che anche nelle piccole cose, no? Nell'organizzazione proprio quella pratica, effettiva, nonostante ci siano molte persone, abbiamo riscontrato un'unica, diciamo, forza poi buona, cioè nel senso ben diretta. Fatto ben organizzato. Di individuare subito i problemi e risolverli in modo lampante è stato fantastico. Vabbè, vi ringraziamo, il palco è vostro e vi aspettiamo per i live esterni quest'estate. Grazie. Bene.